oggi, con questo tempo così un po' uggioso, ci dobbiamo tirare su del morale. Come sempre, noi ci tiriamo sempre sul morale. Facciamo la mozzarella in carrozza. Quindi, siete pronti? Pane. Oh, qui c'ho del pane raffermo, di Lariano. Latte, farina, pan grattato, uova, alicide, quelle buone, cicciottelle, così belle gonfiette. Poi, pomodoro secco, scamorza affumicata, basilica e mozzarella. Quindi facciamo anche le varianti. Andiamo, siamo pronti? Allora, coltello a sega. Il pane ci deve essere, ma deve essere poco. Ci deve essere tanta mozzarella, tante alici. Vado, così, taglio. Vedete, quando era fermo, che c'ha due giorni, come si taglia meglio? Mario, che ti fa? Vuoi salire? Eh? Vuoi salire? Ecco, un attimo, un secondo. Rifilo il pane. Tolgo la crosta. Bello, così. Adesso voi direte, lo butta. No, qua, così. Lo mettete dentro una bella teglia da forno, lo fate un po' brustolì con un po' di profumo, aglio, così, e ci famo il pan grattato, quello bello grosso, ok? Così, perché poi c'è il pan grattato così, non la polvere, la sabbia che comprate, ok? Vai, avanti. Bravo. Adesso facciamo una variante con la scamorza, questa qua affumicata, la taglio così a pezzettini, un'altra con la mozzarella, così, un po' asciutta, vedete? E adesso cominciamo a comporre la nostra mozzarella in carrozza. Apro le fette, le coppie di fette, poi sistemiamo la mozzarella, così. Vedete come faccio? Lascio un po' di bordo, così. Vai, così. Poi quella con la mozzarella affumicata, con la scamorza. Per tutte e due basilico, così. Vai. Poi le alici, belle. Guardate i bei filetti. Che profumo. Io ho scelto le delicious, eccole qua. Bello. Mamma mia. Non contenti, perché non ci accontentiamo, siamo goderecci. Pomodoretto secco, vai. Poi, mi raccomando, non sbagliate le fette, comincio a chiudere, così. Tanto ragazzi, il fritto è buono tutto, fritto. Poi, soprattutto quando si mettono poi le materie prime giuste, buone, di qualità, come facciamo noi, è ancora più semplice. Allora, latte, farina, pan grattato e quale uova? Rompiamo. Sbattiamo le uova, così. Siamo pronti per fare la panatura, però intanto che si riscalda l'olio, io faccio questo. Spuntino di casa Mariola, vai, alicetta, aliciona anzi, foglietta di basilico, pomodorino, così proprio il ripieno. Buon buon. Allora, bagno i bordi del pane, così, vedete? Poi farina, cerchiamo di incollarlo un pochino, ok? Il bordo. Mamma mia ragazzi, che bontà. Vai, così, pan grattato, sigillate bene i bordi e uno è pronto. Andiamo avanti. Se non vi sigilla bene, che fate voi? Fate una seconda panatura. Vedete che qui non si è chiuso bene. Faccio così. Pa, pa, pa. Pa, pa, pa. Allora, sicuramente col pan carré è più facile, però questo qua è un modo per utilizzare il pane raffermo, il pane che non mangiate più, ragazzi. La nostra cucina è una cucina di recupero, la cucina italiana, dove hanno fatto in osu le famiglie con niente. Vediamo se l'olio è pronto. Vedete? L'olio è prontissimo, bello caldo. Olio di semi di arachidi, bello, caldo, 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 così. Subito andiamo con un altro. Piano piano, così. Questa è la musica giusta, questa è la musica giusta.
In alternativa all'olio degli arachidi potete utilizzare il girasole. Va benissimo la frittura. Mamma, ci siamo. Croccante deve essere. Pronti? Mamma mia ragazzi, che voglia. Ecco l'ultima, adesso impiattiamo. Ne facciamo una e una. Guardate che bontà. Vedete, l'olio non è penetrato all'interno, è rimasto bello asciutto. Vai così. Un po' di basilico. E adesso assaggio. Che bontà. Semplice. Scotta. Ma tanto tanto saporito. Un bel aperitivo, un bel antipasto. Fatelo a casa. Ma devo assaggiare? Vieni qua, via. Mamma mia, è buono. La bontà. Vi è piaciuto questo video? Certo che sì, era bellissimo. Quindi iscrivetevi al mio canale, così non vi perderete mai più un mio video. E poi commentate, che mi fa impazzire rispondere ai vostri commenti. E poi i like. Oh, e dopo se la mostra questi like. Un bacio e un abbraccio a tutti. Muah.